E dovremmo essere partiti. Voi se avete bisogno di tempo per condividere in pagina, ditemi tutto, non vi Allora, preoccupate. noi abbiamo già messo l'evento quando l'avete creato voi, l'abbiamo anche già messo Voi se direttamente, avete quindi sì, dovrebbe però essere. l'evento non contiene il link, quindi è Ah, solo ok, no, un. allora sì, allora mi serve il link che però non vedo. Questo è Mike. Sì, mi serve il link però. Allora, se entrate in pagina, intanto stiamo. Dovremmo. Ah, sì, Ok, io Simone, dovrei. fantastico. L'hai messo qui, anche qua, questa grafica. Sì, la copertina ormai la metto dappertutto, così almeno se tu sei nudo in web, almeno la gente non ti vede Esatto, sì. subito. Saluto È la nella comunità. pagina di vostra principale o in quella di Awaken? La diretta? No, no, in quella principale. Perfetto. Ok. Voi se passate il link. Sto. Però lo chiudo, se no dopo non riesco a starci dietro. Sì, infatti, la seguiamo noi. Magari se qualcuno ci suggerisce delle cose per voi, io volevo creare anche questa cosa. Appunto, suggerimenti ai giocatori. Se qualcuno ha qualche suggerimento, ve lo leggiamo. Perfetto. Ah, beh, Quando avete condiviso, me lo dite e partiamo. Sì, allora dammi un secondo che Vai, vai. la pagina è questa. Ok, allora. Intanto un saluto ai fedelissimi che sono già presenti, Ciao a giustamente. tutti. Ciao. Ma ci sentono già? Già c'è l'audio? Sì, l'audio c'è. Ah, ok, fantastico. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao a tutti. Anzi, Ciao a adesso che tutti. siamo partiti, cioè che ci siamo, direi anche di far vedere le nostre bellissime facce. Sì, tanto. Dai che ci siamo. Ah, sì, mi sistemare. Berto, te non devi sistemarti, su, sei strafigo così. Eccoci, Grazie fantastici. Salve a tutti ragazzi, benvenuti alla quarta live di Awaken. Oggi ho degli ospiti speciali e sono i miei amici di GD Ranger. E sono qui con Elvis. Ciao Ciao. Elvis, ciao Berto, ciao Berto. Ciao a tutti. E il nostro Mike che è appena arrivato, però l'abbiamo perdonato. Ciao, scusate, in E ritardo il mio secondo nome. Soprattutto regia, giocatore letale, punta di diamante di suoi Ilion, Simone. Ciao ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti. Ok, i ragazzi conoscono già perfettamente il gioco, quindi possiamo cominciare. Non è vero, lo spiegherò. Va bene, intanto cominciamo. Stasera abbiamo introdotto una piccola variante rispetto alle live precedenti, in quanto i giocatori avranno 90 minuti per completare la loro missione. Abbiamo un po' pensato se fare questa cosa o meno, ma volevamo farla perché molti di voi ci hanno detto: guarda, non riusciamo a seguire tutta la live perché magari ci sono dei momenti morti. Invece così i giocatori saranno un po' più con l'ansia di finire. Già in questo gioco c'è molta ansia, poi così ce ne sarà ancora di più. Però vedo che ci sono dei pro di eroi qui e quindi ce la faranno a gestire la propria missione. Intanto, qualunque consiglio vogliate dare ai giocatori, scrivetelo qui sotto, io lo leggerò in live e loro decideranno se ascoltarlo o se fregarsene altamente. Ok, allora possiamo cominciare. Allora, per chi ha seguito le live precedenti, sa che nella capitale di Salvora, che è questo continente in cui è ambientato Awaken, ci sono stati degli scontri tra tre ordini, degli scontri dovuti a cattive sessioni precedenti finite male. E gli ordini in conflitto sono stati i Seabog, i figli di Sirin e il Cerchio. Questi ordini sono entrati quasi in guerra perché c'è stato un omicidio che però è finito male, quindi i mandanti sono stati scoperti. Dopo tutte queste questioni ci sono stati diversi conflitti all'interno della capitale che hanno riguardato la politica anche di altre città. Dovete sapere che gli ordini sono presenti in tutte le città, quindi se succede qualcosa in una città, nelle altre città i rappresentanti degli ordini devono comunque cercare di mantenere un certo equilibrio, comunque di valutare quello che sta succedendo, specialmente se cade nella capitale. Si è giunti ad una tregua e voi siete stati scelti per compiere una missione in cui gli ordini hanno deciso che è bene che questa missione voi la facciate insieme. Praticamente c'è una malattia che ha colpito
diverse città dell'alleanza, e questa malattia non ha un nome, ma hanno trovato delle cure, diciamo, che la arrestano momentaneamente, basate sulla resina. La resina è l'elemento principale di Awaken, è un materiale stranissimo, preziosissimo, che può essere utilizzato per rivestire armature e renderle più potenti. Si fa una lega di resina acciaio, oppure per creare l'illuminazione nelle città, o addirittura per creare delle medicine o qualunque altra cosa. Tra l'altro, la resina mischiata al sangue di Vargan, che sono le legature più forti, crea una super droga di cui i risvegliati vanno ghiotti. Infatti, uno dei problemi dei risvegliati è che possono anche andare in diventare drogati di tutta questa roba. Comunque. Si è trovata questa cura, diciamo che non è definitiva, ma è stata affidata a diversi medici di tutto il continente che stanno andando in vari villaggi a curare queste persone. Voi partite dalla città di Rinian, che si trova al lato opposto di Giarrillo. È una città tra le montagne che è stata costruita dai risvegliati. Dovete sapere che i risvegliati sono molto elitari in alcuni momenti, quindi questa città ci vivono solo i risvegliati. Il vostro compito è salire verso nord fino ai limiti delle montagne della Grande Barriera per andare in un villaggio che si chiama Villaggio di Imaga. Okay. Il vostro scopo è accompagnare questo dottore che dovrà somministrare questa sostanza a alcuni malati che ci sono lì. L'avete già accompagnato precedentemente in altre città vicine, adesso vi manca solo questo ultimo villaggio per poi completare la missione. Questa missione sarà un significato per i vostri ordini del fatto che è tornata la pace e che comunque avete fatto qualcosa per il vostro mondo, invece di fare sempre le solite merdate politiche, cose che fate sempre. Quindi va bene. Il dottore che dovete accompagnare si chiama Cosimo, però con la K. È un uomo sulla sessantina e non è un risvegliato come voi, è un semplice umano e ha bisogno di voi per scortarlo. Quindi voi vi riunite nella città di Obilat, che è un po' più a sud di questo villaggio dove dovete andare, e preparate tutto per partire. Adesso vi spiego velocissimamente i vostri, anzi ditemeli voi così ve li spiego velocemente, i vostri doni e poi partiamo. Ok, allora io ho forza sovrumana, che sì, sia abbastanza sì, rigenerazione, sì, e artigli d'ossa. Sì, forza sovrumana ti dà un bonus di più uno in fisico, se la utilizzi diventi più forte per un periodo limitato di tempo e quindi hai nei lanci dei bonus. Rigenerazione aiuta a rigenerare te o un'altra persona, quindi recuperare punti ferita. Si dice che la rigenerazione possa essere usata addirittura per far crescere degli arti ai risvegliati, se utilizzata, non so, nell'utilizzo ad esempio di un anno. Quindi è molto potente nel lungo periodo, ma nello stesso tempo può aiutare in situazioni. Poi artigli d'ossa. Artigli d'ossa, praticamente puoi modificare la forma della tua mano e far sì che escano degli artigli alla Wolverine dalle nocche, però sono fatti di ossa. Praticamente modifichi le tue ossa per dargli questo effetto. Più è alto il livello del dono, più è potente quell'effetto. Perfetto. E poi ho onda d'urto. Ok, onda d'urto fa uno spostamento d'aria che può spostare oggetti, cioè, poi a seconda del livello e del successo, insomma, vedremo che cosa succede. Sei molto fisico, diciamo. Chiaro, va benissimo. Vai Elvis, ti vedo pronto. Vado io? Sì, vai. Allora, caos mentale livello 1. Sì, allora, caos mentale puoi... aspetta che te la leggo, livello 1, ecco qua. Puoi entrare nella mente di una persona e modificare o cancellare un ricordo della durata massima di 5 minuti. Lui può gli fai credere di aver ricordato qualche altra cosa, insomma, incidi sulla sua memoria. Perdonami, di 5 minuti in che senso? Che è avvenuto 5 minuti prima di quello che prima del momento in cui lancio la magia, o posso modificare un arco temporale massimo di 5 minuti? Un arco o un ricordo della durata di circa 5 minuti, quindi magari non lo so, lui ha compiuto un'azione, ad esempio ha fatto la ronda in una zona oppure ha rubato e tu puoi decidere di rimuovere quella cosa, magari gli fai pensare che lui ha rubato 3 cose invece di una oppure che ha compiuto un omicidio. Ah, wow, ok. Puoi anche modificarlo. Ovviamente deve essere credibile in quel piccolo spazio-tempo. Ok, mente asservita di livello 2.
Ok, mente asservita ti permette di obbligare un personaggio ad eseguire un'azione a tua scelta. A livello 2 è un'azione di livello complesso, ad esempio il manuale riporta questo esempio, vai a comprare il vino migliore che tu ti puoi permettere, per esempio. Se invece non gli dai un ordine specifico, lui farà un'azione rutinaria per la durata di un'ora. Ok, perfetto. Poi l'ultimo è metamorfosi di livello 1. Ok, puoi prendere le sembianze di un'altra persona che conosci o che hai già visto. Le sembianze riguardano anche i suoi costumi e quello che ha, insomma, un costume. L'unica cosa che non riprendi è il riflesso, cioè se ti specchi in uno specchio si vede la tua brutta faccia, anzi la tua bella faccia perché sei una donna, e la tua ombra rimane la stessa, insomma. La voce invece? La voce rimane la stessa di donna. A livello 3 invece fai lo schifo, però purtroppo non è questo il caso. Perfetto, ok. Grazie. Invece, vabbè, io uguale caos mentale e metamorfosi. Tormento onirico. Sì, che livello ce l'hai? All'1. Allora, tormento onirico puoi entrare nella... puoi modificare, cioè puoi creare un sogno ed inviarlo ad una persona con cui entri in contatto. Appena lui va a dormire sognerà esattamente quella cosa che tu hai pensato. Quindi questa cosa potrebbe influenzarlo magari nel fargli credere che ha avuto un sogno premonitore, oppure nel fargli ricordare qualcosa di tremendo, oppure puoi addirittura cancellare dei suoi sogni. Ma questa cosa, scusami, proprio a livello sì. di gioco, devo... toccarla questa persona? Esatto, un incantesimo è un dono che si attiva a contatto, e quando lui inizia a dormire, insomma, sognerà la cosa che tu hai deciso. Quindi è una cosa che verrà dopo. Sì, esatto. Ok, ok. Considera che il gioco è basato molto un po' su questi intrighi politici, quindi queste cose sono funzionali. Vai. E allucinazione. Allucinazione di livello 1 puoi far decidere un personaggio puoi far credere a un personaggio di star guardando qualcosa che sia però un'immagine fissa, ad esempio un volto dietro una finestra, oppure non lo so, un marchio sulla pelle o qualcosa del genere. Ok, anche questa, tutte queste sono, diciamo, a contatto. Sì, aspetta, allucinazione. No, allucinazione è linea di visuale, basta che okay. tu riesci a vedere il tuo bersaglio. Perfetto. Ok, Simone avrà roba fisica, ok, teletrasporto? Io ho teletrasporto al 2, telecinesi all'1 e rigenerazione all'1. Ricordami teletrasporto al 2 fino a che cosa posso spostare? Ok, teletrasporto può essere utilizzato nei primi due livelli per oggetti. Per ok, quindi per gli oggetti. Per il terzo una persona. No, in verità puoi far riapparire oggetti inanimati, puoi far scomparire e riapparire oggetti inanimati, oppure creature fino a 20 kg di peso. Per una durata di 20 metri, quindi non lo so, un gatto, un cane, un cavallo piccolo, neanche, cani, ho capito. Pantegane molto grosso. Sono scarafaggi, esatto, pantegane. Va bene, mentre invece telecinesi ti permette di spostare un oggetto nello spazio fino a 5 kg per una distanza di 10 metri. La cosa buona è che telecinesi puoi utilizzarlo anche come attacco, quindi puoi scaraventare un oggetto su un bersaglio che senza toccarlo. Ok, questi sono un po' i doni, poi li inizieremo a vedere. Ok, voi siete quindi su questo carro e state per partire per questo villaggio. Il dottore è lì con voi. Prima di tutto però avete un'arma, che arma volete e che cosa vorreste? Secondo me con un personaggio come ce l'ho io potrebbe aver senso uno stocco, un qualcosa... Allora, il livello di ricchezza influisce sui soldi che voi avete e che potete spendere. In questo gioco non esistono le monete d'oro come oggetti, ma il livello di ricchezza è identificativo del tipo di cose che voi potete acquistare. Se per esempio trovate una cassa piena di rubini, il vostro il livello di ricchezza aumenta, quindi è come se fosse una sorta di ISE. Quindi voi fate questa dichiarazione e ve la gestite. Allora, tu sei... Zook. Hai 2, quindi ti puoi permettere uno stocco più 1, sì, ci sta. Perfetto. E vuoi un'armatura di cuoio più 1, massimo, più uno, con 2 di ricchezza. Ti piace? Vabbè, sì, anche perché andrò parecchio a contatto, credo, quindi sì. Sì, diciamo di sì, sei quello un po' più fisico. Ok, poi?
Quindi segnati più uno tra due oggetti più uno, appunto. O te li segni sulla scheda o da parte, insomma, poi vediamo. Poi chi c'è più? Rabio. Allora, io avendo due a distanza vorrei un arco o qualcosa del genere. Ok, facciamo sì. E... sì, anche tu puoi avere un cuoio massimo. Ok. Più uno e più uno, quindi anche più uno. Più uno, perfetto. Poi? Certo? Stavo guardando la scheda. Dato che non ho né a mischia né a distanza... Ecco, agilità viene usato anche per le armi? Anche per attaccare, sì. Okay. Per attaccare dovete utilizzarla, quindi diciamo che anche quella è importante. Ok. Allora diciamo dai. Che anche... Sì. Dicevi? No, scusa. No, anche tu potresti avere un pugnale, una spada corta o qualcosa del genere che puoi utilizzare... Una spada corta. Va bene, allora facciamo spada corta più uno. E, vabbè, tu hai due, quindi anche tu potresti avere un'armatura di cuoio oppure cioè anche di fasce, però è solo una cosa narrativa perché è uguale più uno, quindi magari sei donna, si vede un po' il seno, la tezza, la cosa. Bikini chainmail va bene per tutti. Esatto. Tutte le ragazze che vediamo bene. Andalia, sei l'ultima. Sono povera come non so cosa. Che cosa mi concedi di Amischia? Posso darti un coltello, un pugnale più uno anche a te, poi magari dai, però senza armatura. Perfetto. Ovviamente queste sono armi così, poi potreste, a seconda della città, potreste identificare dei tipi di armi specifiche, ci sono delle armi un po' più orientaleggianti. Il manuale poi lascia molto a disponibilità al giocatore, che sì, può, sì. Cioè potete integrare come volete, giusto per velocizzare, anche perché... ok, quindi siete su questo carro con questo vostro equipaggiamento. Chi è che lo porta il carro? Chi è che sa guidare, ragazzi? Vai, diciamo che da background, che è Mike, tu hai fatto un bel po' di viaggi, secondo me. Pure la sera. Ok. Allora, sì, tu guidi, siete a diciamo una ventina di chilometri da questo villaggio e state già passando su un manto nevato, insomma, che si è posata la neve qualche ora prima, e dal villaggio dove partite, cioè Obilat, e state andando appunto verso la vostra direzione, cioè Imaga. Con voi c'è questo dottore che ha una sacca in cui ha dei contenitori rigidi in cui ci sono delle medicine che lui dovrà somministrare a questi malati che saranno lì, e sta lì insieme a voi, insomma. Intanto mi prendo i miei dadi. Dottor Cosimo, ma queste scorte basteranno per riuscire a curarli tutti? Spero proprio di sì. Lui dice, sei davvero di buon cuore, ragazza. ti guarda, dice, sì, guarda, ho qui una lista e te la mostra. E in questa lista ci sono le persone da curare. Ci sono rimasti pochi altri malati, qui vedo, sì, tre famiglie, dovrei avere tutto il necessario. Ma ci vorrà, non so, abbiamo una certa fretta oppure le condizioni sono stabili, perché vorrei capirlo, insomma. Diciamo che ho poco tempo per somministrare questa medicina. Dai tempi di reazione fino alla morte che causa passa qualche giorno. Queste persone sono state comunque, ci è arrivata ieri la comunicazione, quindi dovrebbero essere ancora vive, e dovremmo farcela. La cosa buona è che ci abbiamo messo la resina in queste medicine, sai, con la resina cambia un po' tutto. E lei quindi è un cuore d'oro. Lei è veramente un cuore d'oro. Sì, ti ringrazio, ragazzi. Vedi che ti fa pure uno sguardo un po' porco. Ok, intanto c'è Mike che viaggia. Vedi col che... fatto che ci siamo noi, dottore, sicuramente andrà bene. Sì, la prego, ci sono io. Si sbrighi, per favore, dobbiamo arrivare in fretta, non si distragga, prego. Ditelo al vostro amico se viaggia un po' più veloce, magari. Importante. Su, dai, muoviti, che si fa tardi, voglio mangiare. Così si arriva, ci si fa questo e ce ne torniamo a casa. Dai, muoviti. Va bene. Allora, sarò più veloce del vento. Ok, quindi aumentate la velocità, vedi che hai un cavallo che tira questo vostro carro,
E ad un certo punto iniziate, fatemi un lancio tutti su, tranne, no, anzi tutti, fatemelo su percezione. I lanci si basano sommando i dadi che avete nel punteggio caratteristica più i dadi del punteggio che avete nell'abilità in questione. Se non avete punteggio nell'abilità, lanciate solo caratteristiche. Okay. Quindi in questo caso, non avendo percezione, ma avendo due punti a intelletto, tirerò solo due dadi. Esatto. Allora, io dovrei aver fatto due successi. Ok, quindi sì. Io ho un 1 e un 3. Quindi avendo anch'io solo... Non avendo percezione, tiro solamente un dado... No, due dadi. Tre. Sì, se solo hai... Tre dadi. Che in caratteristica, sì. Sì, sì. Sì. Ok, 5, un successo. Va bene, allora vi accorgete che... Aspetta che manco io. Sì, vabbè, diciamo che già loro okay. Sono già mi servono già due. E vi accorgete che ci sono dei rumori nel bosco intorno a voi e il cavallo si inizia ad agitare. E però non riuscite a capire che cosa può essere. Mike, tu senti che si tratta quasi di un ringhio o qualcosa di simile, però non riesci a percepire, anche perché c'è il rumore del carro, eccetera. Il dottore intanto vi guarda, cosa sta succedendo? Credo che ci sia qualcuno che ci vuole sbarrare la strada, ma con la mia guida e la mia capacità con gli animali non ci sarà il problema. Posso cercare in qualche modo di spronare il cavallo, di calmarlo in qualche modo, cioè di mantenerlo sulla situazione, sulla strada, che mantenga il passo. Sì, puoi cercare di fare di calmarlo e fai una prova di empatia. Ok, perfetto, nuovamente 4 dadi, un successo. Ok, vedi che il cavallo si calma, soltanto che niente, si è fermato, il carro si è totalmente fermato, lui si è calmato e ti guarda, insomma, con aria amorevole. Mi dà il dottore, perché ci siamo fermati? Dobbiamo andare. Antalya. Sì, dobbiamo andare, è vero. Non possiamo fermarci, che succede? Dobbiamo seminare qualsiasi nemico, ci sta sbarrando la strada. Per cortesia. Che buon cuore. Lì alla guida che succede? Quindi vi siete fermati, non vedi niente. Visto che appunto adesso il cavallo si è calmato, provo nuovamente a ripartire e vedere se si muove. Ok, sì, il cavallo riparte, insomma, sente ancora dei rumori nella boscaglia, però il cavallo va tranquillo, quindi ripartite abbastanza passo normale, insomma. Perfetto. E ti accorgi che siete ormai a metà del tragitto, ti è capitato di sentire qualche altra volta dei rumori nel bosco, però siete in un sentiero che poi attraversa delle aree, delle zone aride e poi di nuovo dei sentieri, eccetera. E, ok, allora vediamo un po'. Allora sì, continuate e dopo circa un paio d'ore arrivate a destinazione. Vedete questo villaggio che è totalmente pieno di neve ed è il villaggio di Imaga. Al centro del villaggio c'è una grossa statua di pietra che rappresenta una donna, però voi non sapete chi sia. E comunque intorno a lì ci sono diverse casupole, diciamo che il villaggio è molto piccolo e alle sue spalle ha questo immenso bosco. Il villaggio si rifà, cioè va spesso alla città di Obilat per commercio o quant'altro, è un villaggio un po' isolato. E il dottore quindi si velocizza a scendere e dice, si sistema la borsa dei medicinali e dice ad Andalia, ecco la lista, dove andiamo per primo? Ti dà questa lista e ci sta scritto che... scritta con una scrittura un po' anche confusionaria. C'è scritto, sì, esatto. C'è scritto donna, anziana, fratello, due fratelli, una famiglia. Famiglia. E poi ci sono diversi dettagli sulla casa e anche dei nomi dei sentieri. Quindi diciamo, hai questa informazione. Oddio, non posso permettere che muoiano dei bambini. Per favore, cominciamo dalla famiglia, dottore. La prego, signor Cosimo.
Facciamo così. Ok, va bene. Vi guarda il dottor Cosimo? Va bene per voi? Sì, 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 basta che ci sbrighiamo. Ok. Grazie, ragazza. Non so se smettila, sei veramente una cosa insopportabile. Effettivamente non so chi tra voi due sia più insopportabile. Tra te, Melenza, e quest'altra che... Il potere della medicina. Chissà che problema ha. Ok. Va bene, allora vi avvicinate verso questa casa e è una casa molto simile alle altre e il dottore dice sì, dovrebbe essere questa. E lui vedete che si guarda intorno e dice io cerco di stare vicino a voi, proteggetemi da qualsiasi cosa. Non ha niente da temere con me. va bene. Ok, quindi vi trovate davanti a questa casa che dovrebbe essere quella designata. Bene. Ok, allora lui bussa e vedete che apre un uomo con capelli rossi, baffi rossi, barba rossa e vi dice voi chi siete? Siamo quelli che vi porteranno la salvezza, ecco chi siamo. Dei malati qui, no? Cosa ne sai tu dei malati? Cosa ne sai tu di mia figlia? Chi sei tu? Beh, strano che non abbia sentito parlare di me. Io sono Zouk e sono un membro del Seabog. Lo perdoni, perde sempre tempo con le chiacchiere inutili. Noi abbiamo le medicine grazie alle quali vi potremo curare. E agiranno tempestivamente. Siamo qui per portare la pace e la salute in questa casa e in questo villaggio. Sapevo che sarebbe venuti degli uomini da Rinian, ma pensavo che fossero dei medici e non dei soldati. Sì, io sono una dottoressa e lavoriamo tutti per dottor Cosimo, non so se lo conosce. Siamo partiti da Obilat poco fa. E va bene, lui dice vi guarda e dice prego, accomodatevi. Comunque ragazzi, è difficile rollare una donna e poi buona, cioè veramente apprezzato. Soprattutto per te non ce la puoi fare, sei troppo di buon cuore, proprio una donna. Comunque lui entra e vi fa accomodare. Vedete che c'è questa casa molto semplice e dice posso offrirvi qualcosa? No, non c'è tempo. Ecco, siamo noi che dobbiamo offrire. Non c'è tempo. Dottore, mia figlia è in questo momento, vedete che si guarda intorno, dice sta dormendo, dice che sia il caso di svegliarla. Sì. Il dottore vi guarda, dice sì, è una cosa che dobbiamo fare prima possibile. E lui dice va bene, ma le frette del male come funziona? E il dottore dice no, guarda, è una semplice iniezione che dobbiamo farla, va bene. E, ok, e lui vi guarda e dice bene, dobbiamo scendere giù. Lei si è posizionata, le abbiamo messo un lettino nella cantina perché è un posto un po' più caldo. Poi si ferma vicino ad Andale e chiede, ma la salverete? Davvero la salverete? Dopo ti faccio una domanda. Certo, è quello che faremo. Siamo cioè, qui a noi posto. Abbiamo fatto chilometri per venire qui? Per niente? No, assolutamente. Master, una cosa. Allora, non mi ha convinto il fatto che questo signore, in queste condizioni, ci chiedesse se volessimo qualcosa da bere. Mi è possibile un test per capire un pochettino il suo stato d'animo, il suo umore in questo momento, se lo vedo agitato, nervoso, triste, preoccupato o qualsiasi cosa? Sì, potresti fare una prova di empatia. Benissimo. Quindi empatia va a socialità più empatia, perfetto. Esatto. Sì. Di solito in questo gioco basta un successo per... fantastico. Però a seconda della difficoltà il narratore potrebbe cambiare, ad esempio non so, dovete fare un super salto, cose del genere, e con una prova di agilità. In questo caso va bene, con un successo ti rendi conto che è un po' agitato, però non riesci a capire il perché. Voi dovreste essere una cosa positiva, quindi vedete che si guarda intorno un po', però cerca di essere accomodante con voi senza però lasciarsi troppo andare. Ok, comunque niente, lo tranquillizzo
su sua figlia, insomma. E quindi vedete che apre una porta che con delle scale e dice: prego, l'abbiamo sistemata lì perché così sta più al caldo. Vi lascia, vi apre la porta e vi invita a scendere. Il dottor Cosimo inizia a scendere le scale per primo e voi lo seguite, credo, non so. No, io resto su. Io lo seguo. Io seguo. No, resto anch'io su con... sì, sì, anche io resto su. Ok, e allora il tizio segue loro due e poi sta per chiudere la porta e vi guarda, dice: voi cosa fate qui? Non scendete con noi? Per cosa? Io siamo, diciamo, di scorta. Quindi... meglio essere sicuri che nessuno entri dalla porta, non si sa mai. Io voglio anche essere sicuro che le mie tazze rimangano lì dove sono e non che vengano rubate. Ah, non si preoccupi, non siamo certamente qui per le vostre tazze. La prego, non è il tempo di pensare alle tazze. Le sue umili tazze. Le mie tazze sono importanti. Comunque, è più importante lui, sua figlia. Chiude la porta e chiude la porta, vi chiude la porta in faccia, quindi voi rimanete lì. Il gruppo si è diviso, quindi poi mi dite le azioni. Sì, okay, guarda, io ti dico solo, in questo lasso di tempo mi metto a controllare gli oggetti in casa, non devo portare via nulla, mi metto lì quasi distrattamente. Guarda che se rubi una tazza stasera finisce male, però vabbè. Esatto, vediamo. Finisce a mani in faccia. No, non devo rubare niente, sto solo controllando gli oggetti, non... con fare scazzato. Non so. Io li nascondo una tazza dietro un'altra tazza. Ma no, ma... è perché è bastarda. Ci stavo. Vabbè, comunque scendete giù e iniziate a scendere dietro il dottore. E vi accorgete dopo pochi secondi che nella stanza praticamente c'è il dottore al centro di questa stanza e non c'è niente. Lui vi... voi guardate il dottore e nel mentre che state in questa situazione, dal nulla, dalle ombre, vedete che c'è un'ombra che è in fondo un uomo vestito di nero che mette un pugnale al collo al dottore e lo prende, lo blocca da dietro. Arretra fino ad avvicinarsi al muro in modo da avere le spalle coperte e niente, quindi c'è Elvis e Simone lì, siete di fronte a loro. Intanto il signor Oswald, come si chiama, chiude la porta sopra a chiave, voi sentite proprio diverse mandate di chiave, lo sentite anche voi da fuori, e lui rimane lì sulle scale. Dato che quanto è passato da quando sono scesi? Cioè, noi siamo... Il tempo che pochi secondi, insomma. Quindi noi siamo sempre vicini alla porta? Sì, 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 sì. Dato però che agiscono comunque... prima loro in quanto stanno vivendo un attimo la situazione. Sì, sì, no, era semplicemente... Cioè, sì, più sì. Che altro alla prima mandata, se è possibile, già mi allerto... e tento di aprire la porta o quantomeno di sfondarla. Cioè, voi stavate un po' rilassati a guardare sì. Il porto, quindi questo ha fatto sì, 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 sì. Quindi diciamo sì, ti sei subito allertato, avete capito che quella porta è stata chiusa a chiave, ma non in tanto velocemente. No, è infattibile. Diciamo, come sentiamo il girare di chiavi, chiaramente ce l'ha. Io mi metto a bussare. Triggerati. Gente, perché state chiudendo? Ok, ma questo avverrà dopo che la nostra bellissima Elvis ci dirà cosa fa. Ah, come vedo questa cosa, indietreggio e esclamo: che cosa sta succedendo? E questa voce dice: quest'uomo ci serve, deve venire con noi. Andate via e non vi verrà fatto alcun male. Simone, ci sei anche tu dentro? Sì, io incocco una freccia e la punto diretta alla testa dell'uomo e gli dico: se non molli il dottore, l'unico che non uscirà da questa stanza sarai proprio tu. E Oswald dice: uccidilo, il dottore morirà. Allora, siamo venuti in pace, su per questi sentieri, col freddo, a portarvi medicinali. L'ora non è neanche delle migliori. Se cerchiamo di collaborare tutti quanti, magari riusciamo a curare questo villaggio. Altrimenti... dovrete spiegare perché tre membri di tre ordini sono spariti nella notte. Sappiatelo.
Dice l'uomo incappucciato, noi non dobbiamo spiegazioni a nessuno, ci serve questo dottore, ci serve adesso. E poi fa segno ad Oswald e lui inizia a scendere le scale e passa verso di lui. Intanto, mentre sta succedendo questo, Elvis vuoi fare qualcosa, se no passo sì. Loro. Come vedo che la situazione è questa, io proverei ad utilizzare la mente asservita. Anche se tu me lo concedessi, vorrei prima provare il caos mentale per capire il perché lo stanno catturando ed in seguito mente asservita per liberarlo e convincere anche il suo compare a liberarci. Ok, diciamo che per leggere dei ricordi tu dovresti utilizzare la lettura della mente, che è un altro dono. Tu quello che puoi fare con caos mentale è cancellare un ricordo o modificare un ricordo che loro hanno avuto, che tu sai che loro abbiano avuto. Quindi non puoi accedere ad un elenco di avvenimenti, ma puoi semplicemente modificare delle cose che loro stanno facendo o sai che hanno fatto. Ok, ok, utilizzo di magie, è una cosa immediata, ci vuole del tempo, dei doni, scusami. Allora, no, questo qui è a contatto e... Ah, una cosa importante, i doni mentali in questo caso, i doni dell'illusione, possono essere usati una sola volta per bersaglio per 24 ore. Ok, allora il mio giochino vorrebbe essere questo. Vorrei fare caos mentale su Oswald e... voglio fargli ricordare di essersi dimenticato di chiudere la porta chiave, che sia molto importante andarlo a fare immediatamente. Ok, sì. Per allontanarlo. Ha senso. Per la regola del bonus creativo, che è la regola chiave del gioco, ottieni un bonus, un dado in più. Quando fate idee geniali o cose simpatiche che sono funzionali al gioco, potete ottenere fino a 3 dadi in più. Ci gusta. Ok. In questo caso, qualità di... su che cosa allora, devo tirare? Devi tirare in questo caso sulla categoria del dono. Mente 3, quindi sì. Devi lanciare 3 dadi, a prescindere da quale sia il livello del dono. E basta. 3 più un dado. Il livello del se fallisci nell'utilizzo di un dono rischi corruzioni, rischi punti corruzione. Più alto il livello del dono, più punti corruzione rischi. Per questo c'è questa differenza. Bruttissimo tiro, 1-1-2. Aia. Oh. Aia. Ho dimenticato un dato. Lancia l'altro dado. Lancia l'altro dado e prega. Ciao. Bello. Ok, la tua si conferma ecco. Sempre. Allora, un dettaglio, questa attivazione era a contatto, quindi diciamo che quando lui è passato dietro di te per avvicinarsi a lui, tu l'hai sfiorato, questa l'aggiungiamo, per provare ad attivarlo. Non ce l'hai fatta, lancia sulla corruzione, vediamo, lancia lo stesso numero di dadi, cioè 4, anzi 3 perché il mio bonus non conta, e vedi se prendi punti corruzione. Ma io sì, scusami. No, a posto, pensavo di aver fatto una somarata. Incredibile. Potevano uscire prima. Diciamo che hai neutralizzato tutti e 3 i punti corruzione che stavi rischiando. E quindi non ti succede niente. Quindi ti senti bene, però quel dono ormai è sfumato. Ok, e io avrei fatto partire d'impulso un comando e l'altro comando. E l'altro, in questo caso, indipendentemente da come è andata la prima cosa, è mente asservita sul tizio che sta catturando il dottore Cosimo e vorrei fare in modo che egli lo liberasse. Il punto è che devo passare a loro perché hai fatto diciamo la tua azione, ma mente asservita funziona a contatto, quindi devi trovare il modo per toccare il signore. Troverei il paracolo, dopo te lo direi, dopo quando sarà quando sta a metro. Ok, i ragazzi, i ladri delle tazze, che fanno? Io appunto ho provato a bussare. Vai tu Berto, vai. No, io appena sento chiudere la porta tento di sfondarla. Anzi, dato che la porta credo che sia di legno e a spallate non credo di riuscire a buttare giù. Cosa c'è che posso prendere o che posso far prendere a Mike, Zook. Che non mi scordo, sono già scordato il nome del personaggio. Zook. A Zook, allora, per casa... farla sfondare, tipo, gli faccio notare tipo un tavolo, una trave, un ascia. Allora, c'è una cucina abbastanza così modesta, ci sono delle forchette,
che tra l'altro Simone ha rubato nelle precedenti sessioni. Poi ci sono c'è un camino con della legna spenta, c'è una tizza a fuoco, c'è delle stoviglie, le tazze ovviamente, ci sono delle stoviglie e nulla, c'è un tavolo centrale, due sedie e c'è anche una credenza con dei piatti dentro. C'è anche del salame, non so se... Zook, aiutami a prendere il tavolo e sfondiamo questa porta. Non c'è bisogno. Cerco di tirare fuori gli artigli. Incredibile. Il tavolo! Sono sbruffone. Allora, devo sbruffoneggiare. Gli artigli narrativamente vi creano questi artigli. Tu a che livello ce li hai? Uno. Ma non ce la fai a distruggere il legno, non credo. Ma dai, vai. Allora, sono a livello 1, sono lunghi 15 centimetri. Se li attivi perdi un punto ferita, perché ti fa male. Ci vogliono diverse ore perché ritornino poi dentro, quindi avrai le mani un po' così. Però... Uno di quelli maggiori o minori, Luca? Di cosa? Punti ferita, perdonami, cioè una casella piccola o una casella grande? La casella grande indica i punti vita letali, mentre due danni non letali sono i danni magari subiti da armi non taglienti o armi a mani nude. In questo caso è un danno letale perché ti squarcia entrambe le mani. Quindi, va benissimo. Narrativamente hai solo questi artigli di 15 centimetri, quindi sullo sfondare non hai un super bonus, diciamo, come mole di danno, però potresti utilizzarli, non lo so, per lavorare nella serratura oppure... cioè ti creano solo questo prolungamento che ti dà più uno in letale. Diciamo, dipende tu come te la giochi. Ok, allora, io vorrei provare proprio a far... Intanto, se avete suggerimenti da casa, suggerite. Io ti direi che proverei proprio a far saltare l'area vicino alla serratura, cioè di tiro una serie di artigliate vicino alla serratura, non sulla parte metallo, ma intorno. Ok, e allora attiva prima il dono, vediamo se ci riesci. Sì, allora ho tre dadi. I doni fisici li puoi usare tutte le volte che vuoi, sono solo quelli di illusione che hanno dei limiti. Ok, un successo. Ok, quindi ti compaiono questi artigli d'osso. Ovviamente ogni volta compaiono sempre in forma diversa, non sono precisi, sono a volte un po' più... Comunque sono delle ossa della mano, esatto, e perdi un punto ferita, però hai questi bellissimi artigli che sono anche fighi, insomma. Perfetto. Inizio a tirare delle menate sulla porta. Ok, diciamo che fai una prova direttamente in mischia in questo caso, perché l'artigianato, magari se utilizzavi le mani l'avremmo fatto, ma in questo caso è un attacco in qualche modo. Quindi lancia da fermo, quindi non hai l'agilità, fai fisico più furtività. Quindi... Fisico più mischia, quindi 5. Ho un bonus per via dagli artigli? Sì, 1. Ok, quindi tiro 6 dadi in tutto. Va benissimo. Ci proviamo, vediamo un po' cosa viene fuori. 3 successi. Ok, 3 successi. Con un solo colpo, è un colpo talmente forte che tagli in due la serratura e la parte di ferro che blocca la porta. E quindi magicamente la porta si apre. Mi giro verso la mia compagna e faccio... Berto, vuoi fare qualcosa o poi ripeto intorno ai ragazzi? Cioè, o insieme volete fare qualcosa? Entrato, diciamo. Sì. Ok, voi come aprite la porta vedete questa scena sotto, appunto vedete l'uomo che è andato di Oswald che ha raggiunto l'uomo in nero, il dottor Cosimo ancora così, ancora con la valigetta, con le medicine e i ragazzi che stanno là cercano invano di usare caos mentale. Vedete che l'uomo in nero avvicina, cerca di avvicinarsi sempre verso il muro e... perché c'è una... tirandosi via il dottore. Vedete che nella cantina c'è una sorta di piccola porta alla quale lui si sta avvicinando. Però è chiusa, diciamo. Che cavolo sta succedendo? Inferno.
Cosa, non può morire. Una cosa, il dottore è l'unico che conosce la cura? Ah, il dottore ha delle medicine lì, sono delle iniezioni, adesso non sapete voi, perché non gliel'avete chiesto prima, se bisogna mixarle in determinati modi le medicine in qualche modo, però diciamo che il necessario è lì. Se qualcuno ha dei componenti, dei punti in medicina, potrebbe saperne qualcosa. Io però in questo caso non ho proprio la testa per pensare a quello. Luca, una cosa, onda d'urto. Sì. Quanto urto fa effettivamente? Nel senso, allora, che la mia idea sarebbe quella di tirare una spinta a distanza per sbilanciare il tizio che sta tenendo al coltello il medico. Quando lo potrò fare, però giusto per avere un'idea. Se ok, praticamente tu lanci questa onda di energia che si muove nell'area e poi spingi via il primo corpo con cui vieni in contatto, ovviamente nei limiti di, se uno pesa 2000 kg magari no, certo. Però spingi via il primo corpo con cui vieni in contatto per una distanza di 2 metri, quindi proprio lo scaraventi. Perfetto, va bene, in qualche modo comunque si sgancerebbero, diciamo, una botta del genere. Sì. Intanto vedete che il tipo sta lanciando, si sta avvicinando sempre di più a questa porta, e Oswald cerca di stargli vicino, di aiutarlo, sempre pronto con la spada. Cioè. Io ti direi che faccio così. Ci provo. Vai. Allora, fammi guardare, quindi ho uno, minchia, un dado. Ci tentiamo. Vai. È poco, ma... Vabbè, era difficile, però non la riesci ad utilizzare, e lancia lo stesso dado per vedere se prendi punti corruzione. 6. Grande, proprio la corruzione. Allora, ragazzi, non c'è in sto party. È incredibile. Invece, io sì, vai, Bert, posso, avete con allucinazione, sì. Io posso far credere che lì non c'è più la porta. Sì, dai, si potrebbe. Perché li crea un altro muro. Cioè, li faccio creare l'allucinazione di un muro del muro davanti alla porta. Cioè, perché la parete continua. Il problema è che la cosa svanisce dopo pochi secondi. Quindi, ah, okay. Inoltre voi siete risvegliati, quindi tutti sanno che voi avete questi poteri, per cui per ingannare qualcuno di voi, inoltre non me l'avete chiesto, ma Oswald è un risvegliato, quindi lui non è un semplice umano, lo vedete perché ha una cicatrice, okay. Segni di sangue, cioè i segni della corruzione, parte da sotto l'occhio, gli arriva, insomma, non vedete i suoi fantastici pettorali, però va bene. Ok, non so più. Mi ricordavo questa cosa. Vai, Berto, hai un'azione tu, e una Simone e una Elvis, e poi c'è il tempo stream. Loro si stanno muovendo. Io mi io no, niente. Nulla. Vuoi fare delle scoregge se vuoi tu? No, volevo dirgli spaventalo, ma non avrebbe avuto senso, perché se gli dico spaventalo loro lo capiscono, quindi non avrebbe nessun senso. Questo dice: io lo uccido, uscite da qui. Bene, uccidilo, perché tanto andremo a prendere un altro medico. No, vi prego. E se te tenti di entrare in quella porta, noi ti carichiamo direttamente a testa bassa. Luca, guarda me. Vai. No, nessuno. Deve morire, vi prego. Le forze se ne stanno andando. E faccio finta di svenire, cadendo in avanti. Mentre cado in avanti, con la mano sinistra, tocco le gambe del pezzo di che sta tenendo fermo Cosimo, e gli lancio mente asservita. Vai. Ci piace. Vai con un dado in più, vai, mi è piaciuta questa. Allora, mente asservita, 3 dadi, 4, perfetto, 3 più 1. Ok. Dai, 1-1-1-1, dai. Esatto, me. Dai. Me. 6-6. No, me. Ok, vai. Diciamo che... Allora, le persone comuni... tu l'avevi già utilizzato? No, questo mente asservita non l'avevi utilizzato. No, ho fatto caos mentale sull'altro. Okay. Vai. Ok, giusto. Ok, e quindi adesso lui risponderà a ciò che io vorrò? Allora, lui è obbligato a eseguire un'azione seguendo un ordine
lungo e complesso. Il personaggio dovrà fare del suo meglio per eseguire l'ordine nel giro di un'ora. Una volta eseguita l'azione, o comunque allo scadere dell'ora, il personaggio cessa di essere sotto gli effetti del dono. Bene. L'ordine però io devo... glielo devo dire, insomma. No, è mentale, tu come lo tocchi... Ovviamente una cosa che funziona in questo gioco sono i lanci contrapposti. Se l'avesse fatto su un risvegliato, lui avrebbe fatto un lancio contrapposto per vedere chi faceva di più. Okay. Dato che è una persona comune, lui, non, le persone comuni sono soggette a cadere subito in mano ai doni. Ok, da ora in poi, veloce veloce, tu aiuterai me, Cosimo e tutta la squadra a... fare in modo che questa medicina venga diffusa e data alle persone bisognose, e non farai male a nessuno, e lascia immediatamente il dottor Cosimo. Ok, e vedi caso che... Osbart rompesse le scatole, bloccalo. Sì. Sì, diciamo che sì, gli puoi dire di sì, dai, va bene. Allora, sei lui... il nostro alleato, da ora in poi sei il nostro alleato, fai quello che vogliamo noi, puttana. L'ordine, sì, diciamo che l'ordine è questo, poi lui cercherà di esservi non avverso. E ovviamente funziona, e quindi lui, vedete che si guarda intorno, inizia ad agitarsi, a balbettare con la voce, dall'ombra vedete della saliva che gli scende dalla bocca, e lascia cadere il coltello e libera il dottor Cosimo. E Oswald si agita e dice: no, dobbiamo portarlo con noi, e lui dà una gomitata in faccia, e poi vedete che si guarda intorno agitato. Oswald è un risvegliato, quindi una gomitata non gli fa nulla, però diciamo è un attimo così. Il dottor Cosimo si agita, cerca di venire verso di voi, ma si mette in ginocchio tremando. Stia fermo, ci pensiamo noi adesso. Simone, Mike, Roberto? Allora, sì. Io dico, Ravio, fai vedere cosa sai fare con l'arma. Esatto. Allora, io ho una linea di tiro libera su Oswald, c'è gente in mezzo, davanti, mi sembra di no. No, se ne è di no, perché lei è scivolata, insomma, quindi sì. Ok, allora... avete una linea di tiro occupata, si lancia un dado in meno per ogni persona che occupa la linea, che non volete colpire. Dato che è tutto basato su CD6, ci sono le addizioni e le sottrazioni a seconda dei bonus o dei malus che avete. Okay. Allora, visto che io non voglio che Oswald ci scappi dalle scatole, prova a colpirlo al ginocchio con una freccia. Ok. Oh, no. Terminando così la sua carriera da guardia. Esatto. Sto pensando la stessa cosa. Del subito Skyrim. Ok, allora possiamo procedere. Dato che siete non in una fase di combattimento, ma in una fase di... insomma, non abbiamo lanciato un combattimento improvviso, lanci su fisico, arma e distanza. E lui lancia su agilità e fisico. Quindi fisico 3, distanza 2, arma 1, quindi 6. Allora... qui non devi dividere tra attacco e difesa, perché è un attacco, sì, spiegherò questa cosa. Ok, quindi sì, lanci una freccia proprio che si parte diretta dal tuo arco, e nell'oscurità della stanza arriva precisamente sulla rotula destra di Oswald, che stava cercando di tenere una posizione retta per bloccare o per capire qualcosa, ma in questo momento viene proprio colpito e si piega proprio pieno di dolore, e quindi si accascia a terra. E poi dice: dateci il dottore, dateci il dottore, e invita a quello là con la mano, insomma, di muoversi, di far qualcosa, però quello è in uno stato di trance, insomma, non sa che cosa deve fare. Ok, sì sì, dateci il dottore, dateci il dottore, dateci il dottore. Perché lo vuoi, se vuoi rimanere vivo? Già. Mia figlia, l'hanno presa loro, l'hanno presa. Oh, vedi che iniziamo a capirci. Chi l'ha presa? Io non posso farci nulla, sono loro. Chiedetelo a lui, chiedetelo a questo stronzo. Hanno bisogno del dottore per i riti che fanno in quel bosco. E i riti dei colossi. Voi sapete che cosa sono i riti dei colossi? Praticamente i risvegliati vengono a volte...
addormentati oppure drogati per andare in delle zone in cui gli vengono date molte droghe. La droga è molto presente in questo gioco, molte sostanze oppiacee, eccetera, e loro perdono il controllo e iniziano a subire delle mutazioni. I risvegliati col tempo che subiscono questo trattamento iniziano a divorarsi fra di loro finché non si crea dai loro corpi un unico corpo gigante, che è quello dei colossi, che sono delle creature giganti che sono state utilizzate per la guerra e anche per ricostruire le città, eccetera. Però sono degli esseri semicoscienti, quindi. E lui vi dice: voi sapete che ci sono anche dei riti occulti di gente che fa queste cose. E il gioco è pieno di tutte queste cose, un po' riti occulti, situazioni poco chiare, rituali di sangue, eccetera. Quindi voi, come vi accenna questa cosa, uscite, ecco, questo ve lo spiego perché da background ovviamente lo dovreste conoscere. Chiaro. E quindi lui dice: sì, l'hanno presa, lei era malata, io avevo bisogno di una mano e il ricatto era questo, il dottore e le sue conoscenze mi servono. Calmi. La tua figlia, come lei non penso, ha molto tempo. Ci pensiamo noi. Calmo. Ma non è qui, lui urla. Lui adesso è dalla nostra parte, grazie a ciò che gli ho fatto, e arriveremo subito a lei. Però tu, dato che sei uno di noi, da ora in poi ci darai una mano, perché direi che è importante anche per te, molto più rispetto a quanto lo è per noi. Se mi promettete di salvarla e di liberarmi dal debito che ho con loro, di concedergli questo qualcuno che li aiuti in questi riti, io ve ne sarò grato. Ma dobbiamo salvarla, e adesso. Intanto si toglie la freccia dal ginocchio, oltre a pensare a tutta quella questione di scale, inizia a sanguinare e dice: ah, la mia gamba, potete curarmi? Potete curarmi, certo che ti possiamo curare, che domanda. E rimane lì. Intanto il dottore dice: che cosa dobbiamo fare? Io non voglio che mi prendano. Nessuno lo farà. Posso provare a usare rigenerazione? Sì. Perfetto. Allora, guarisci due danni. Che livello ce l'hai? Uno. Ok, guarisci un danno letale o due non letali al personaggio. Diciamo che sì. Ci provo, vediamo un po' cosa viene fuori. Due successi. Simone gli ha fatto: ok, quindi ce la fai ad attivare il dono, quindi lo curi, cioè gli... Sì, gli voglio richiudere la ferita nel ginocchio. Ok, ce la fai e lui, insomma, si vedi che subito, anche perché lui è risvegliato, quindi la pelle si richiude, anche se rimane ancora infiammata ed arrossata, riesce a fermare il sangue. E quindi nulla, lui è lì, dice, inizia a stare meglio. Ti ringrazio, ma ora dobbiamo andare. Già lo guarda Simone che gli ha lanciato sta freccia, dice: mamma mia. Ok. va bene, e quindi ok. E il dottore inizia a dire: io non voglio venire con voi. Dove mi state portando? Chi mi assicura che non mi consegnate a loro? Quest'uomo fino a poco fa voleva uccidermi. Abbiamo ancora una lista di gente da curare, giusto? Sì. Direi di passare prima a loro nel frattempo col dottore, poi dopo andiamo a recuperare. Dice: mia figlia è in pericolo, dobbiamo salvare. Intanto ci sta lo zombie là che sta sbrodolando, sta un po' in trance. Mia figlia, dobbiamo salvarla. Raccolgo il suo pugnale, tra l'altro. Sì, va bene. Sai se chiedo Oswald se sa se in questo complotto c'erano altri genitori, altre persone, insomma se tutto il villaggio ci stia aspettando per farci la festa o meno. Non lo so, io ne ho incontrati due e mi hanno detto che mia figlia sarebbe rimasta con lei perché il sangue dei bambini è più utile a sposarla, ad essere mixato al sangue dei Vargan. I riti dei colossi funzionano un po' così, ma mi hanno detto che non le faranno nulla se le avessi portato questo medico, infatti vi stavamo aspettando. Miei compagni, qui c'è da capire una cosa: è più importante salvare la vita di una bambina subito e magari sventare un problema con i colossi, oppure salvare quelle altre persone, o meglio
che cosa ci farà risaltare di più tra queste? Ti rispondo subito. Guardami. Sì. Faccio così con la mano. Una volta che l'ho fatto, mi trasformo nel dottor Cosimo. Metamorfosi. Bello. Ok, va bene. Il dottor Cosimo intanto è paralizzato di paura a terra. No, non potete portarmi. Allora, io direi, perdonatemi, di solito non mi piace espormi così tanto, direi che queste persone vanno salvate e il dottor Cosimo andrà a farlo. Ed io farò finta di essere il dottor Cosimo, prigioniero di questo energumeno. E farò da esca, sono disposta a farlo. E poi, nel momento in cui questi abbasseranno la guardia, arriverete voi e farete ciò che va fatto. Beh, senti, a questo punto, visto che abbiamo due dottor Cosimo, potremmo fare un'altra cosa. Sì. Miss Simpatia qui va con te e ti scorta. Premetto che Mister Simpatia, come l'hai definito? Miss Simpatia. Miss, scusa? Miss Simpatia. Ma chi è, Alberto? Sì. Ah, pensavo stessi parlando del sbrodolino. No. Scusa. Ah, ok. Miss Simpatia ti scorta, magari insieme anche al nostro prodercere. E io magari sto qua a fare scorta al vero dottore. Benissimo. Va bene. Sembra ragionevole. Sì, così noi facciamo la vera sporca e te ti prendi il merito, come al solito. Ta-da! Sono delle figlie da spare. Oswald dice, ma qual è il vostro piano? Andiamo lì? Piano? Chi ha mai avuto bisogno di un piano? Andiamo, spacchiamo, andiamo via, come sempre. Io dovrò fingere che voi, che tu sia il vero dottore. E che mi avete catturato. E poi? E scambierai me in cambio di tua figlia. Nel momento dello scambio, lei e lui, l'arciere, penseranno a... Una sola cosa, ti fermo perché l'avevo dovuto dire prima, la metamorfosi a livello 1 dura 5 minuti, quindi potresti programmare questa azione e farla poi lì una volta raggiunta la cosa. Ok, allora poi adesso diciamo lo state con un'arma scenica. Okay, state discutendo del piano, ok. Nel caso mi metterei un sacchetto in faccia e nel momento in cui me lo vanno a togliere mi trasformerei nel dottore, durante il tragitto. Ti ricordo che sei una donna, giusto? Sì, sono i titi larghi, Berto, non è che vado tutto attillato con le zizze di fuori, su. Peccato. Non so mica in piazza. Io lo dico, Peccato, un po' ci dispiace. Perché lui è venuto a Rimini qualche settimana, ha visto il ben di Dio nel lungomare, allora non so. Ok, quindi Oswald dice, quindi non ho ben capito, che cosa devo fare? Salverete mia figlia oppure no? Sì. Mia figlia sta per morire, poteva morire, ecco. Esatto. La sentiremo alla fine, vediamo. La senza pensieri. Sì, tu scambierai tua figlia in cambio di me. Mentre avrai tua figlia in braccio, torni indietro, vai a cercare il dottore Cosimo, quello vero, che curerà tua figlia, mentre noi daremo la giusta lezione a queste persone. È tutto chiaro adesso? Va bene, il vostro aiuto è prezioso. E intanto il dottor Cosimo sta proprio con le mani sulla testa, dice, no, io ho paura, non so se che cosa succederà, e se mi seguiranno, e se mi troveranno, e se verranno a casa mia. Mi concedi un'empatia? Un test? Vai. Vado lì, gli metto le mani attorno alle guance dolcemente, gli do un bacio sulla fronte, avvicinando il seno alle sue labbra, gli dico sussurrandogli, nessuno ti farà del male. Io sto sacrificando la mia vita per fare in modo che tu rimanga al sicuro. La vita di un dottore famoso come te, Cosimo, è preziosa e nessuno ti torcerà un capello. Se vuoi faccio anche il test. Vai. Allora, il 3 di socialità più 2 di empatia, siamo a 5. Più 1 bonus, vai. Bello lui! Come ci ho preso gusto. Vabbè, questi sono... 2 successi, purtroppo, solo 2. Vabbè, comunque ci vuole poco, lui si calma subito, dato che tutte queste dettagli... Esatto, esattamente. Sì, ci sta uno zoom, tipo quei film un po' di serie D, e quindi c'è lui che fa con la lingua.
Vabbè, quindi sì, lui vedi che si calma e si, anzi ti, si appoggia a te per rialzarsi. Poi magari una toccata ci sta. Quindi ok, va bene, quindi loro sono, sono con voi. Berto, che facciamo? Uscite quindi? Sì. Sì, a questo punto sì. Ok, siete quindi fuori dalla, dalla casa, insomma, lui dà comunque Oswald dà un'occhiata alle tazze, che non si sa mai, comunque uno ci dà un occhio veloce, proprio velocissimo, un secondo, proprio un attimo, e quindi vi trovate fuori. Il medico dice, io ho qui la lista, posso andare quindi dagli altri malati? Deve. Dottore, non si preoccupi, la accompagnerò io. Medio man. Allora, compagno io. Senti, allora va bene, ok, quindi lui ti dice va bene, grazie. Oswald però ti guarda dall'alto in basso e dice siete sicuri di non aver bisogno di uno come lui? Ma certo, che io posso fare tutto da solo, non c'è problema, lo possono anche andare in tre. Ha laggato un po'. Sì, va bene, ok. Vabbè, quindi lui ti chiede questa cosa, tu dici così. Quindi va bene, allora possiamo, possiamo andare, dice Oswald. Un po' zoppica, però ci sta abbastanza bene. Si può suggerire al, a quello che, insomma, mi, a, il tizio comandato da me di urlare mentre va via, ho catturato il dottore, l'ho catturato, mentre andiamo via da lì, e suggerire al vero dottore di mettersi un cappuccio e fare in modo che nessuno lo veda in faccia? Sì, il dottore ti ubbidisce, lui non è che capisce molto questo qui, diciamo che gli ha dato una missione generale di aiutarlo, quindi è un po' in trance, potresti provare... magari possiamo provare con una prova, però non capisce molto. Allora, tipo, allora posto, lo faccio andare, cose... lo faccio andare a Oswald. E niente, faccio andare a Oswald. Ok, allora Oswald dice dobbiamo andare di là, verso nord, fuori dal villaggio, dobbiamo inoltrarci nel bosco. Spero che ci troveranno presto. Sì. Vedete che fuori è ormai sta cominciando di nuovo a nevicare e il sole se ne sta per andare, quindi c'è un tramonto ormai inoltrato. E, vedete questo che sbrodola sta con voi, Oswald sta con voi e voi quindi che fate? Andate in città invece? Mike? Beh, io seguo il dottore, nel senso, okay, gli dico, mi dica lei, andiamo dove preferisce, per me è indifferente. Va bene, quindi, ok, quindi loro vanno verso la città e voi vi avviate verso il villaggio, insomma, lui con questi indirizzi, con questo, questo volto coperto, intanto voi vi inoltrate nella boscaglia. Sì. E iniziando dal gruppo di Simone, Oswald e Berto, oh, che succede? Succede io... che... sì, dimmi. Nel senso, voglio rimanere un pochino più in disparte e non farmi vedere. Rigida. Seguo anch'io, okay, il consiglio, allora. Seguiamo tutto il consiglio così almeno in caso ci, ci, ci scoutino, vedono solo Oswald con la figlia e basta. Ok, sì. O il dottore, no, il dottore, giusto, il dottore. Sì, sì. E allora va bene, quindi voi vi tenete un po' dietro, però comunque osservate la cosa. Mm. E vi inoltrate nel bosco, a un certo punto Oswald dice, vedete in lontananza delle fiaccole di resina. La resina, come dicevo, è utilizzata anche per fare luce, quindi ha un effetto luminescente, quindi ci sta un piccolo accampamento. Vedete che ci sono anche delle torce di fuoco, ovviamente. E lui dice dovrebbero essere lì, almeno quello è il primo accampamento che conosco, so che sono una setta molto, molto grossa, quindi non so qual è la loro vera sede. Che cosa facciamo? Ti chiede Elvis. Io ho detto quello che dovremmo fare, però non so bene male. Allora, magari Oswald, vai avanti te. Sì? Chiedi di vedere tua figlia, sì, e dire che ti hai, hai catturato il dottore, che è
e di fare lo scambio. Se mi concedi una corda, mi faccio, faccio un finto nodo di quegli scorsoi nelle mani e gli dico di tenermela e di portarmi lì con questo. Ok, va bene. Quindi però non, diciamo, non far vedere il dottore prima di vedere tua figlia e sacco in faccia. Scambio. Ok, va bene. E di lui che ne facciamo? Guardate, indica il tipo sbrodolante. E timer? Da quanto tempo è, so giocato? Ma è, diciamo, una mezz'ora. Ok, lui ci segue, lui ci segue a prescindere, no? Senza di sì, niente. Ci se- sì, ci mi segue, insomma. Io gli... Niente, non gli posso fare niente. Gli viene con noi. Sì. Spero che non si accorgano troppo che... Troppo in fretta che sia... Diciamo che è un po' strano questo, non è che è un po' sotto shock. Sì. Oswald... Ha preso qualche botta in testa, Oswald. Di che ha preso delle botte in testa dagli altri ragazzi. Va bene, io vado da solo, poi gestirete voi questa cosa. Per me potete anche ucciderlo. Sì, Oswald... Apertura ci serve prima. Ok, allora io vado e dico questa cosa. Allora, Oswald si inoltra nel bosco fino a raggiungere l'accampamento e dice, mentre Berto e Simone sono nascosti, diciamo comunque in linea di visuale, e tu Elvis sei un po' più, insomma, dietro degli alberi, è pronto ad utilizzare il dono e poi seguirlo come dottore. Ok, allora lo sentite che subito vedete, non appena entra in questo accampamento, ci sono tutte delle fiaccole intorno a lui, quindi vedete delle persone che lo circondano, e riuscite a sentire un dialogo spezzato un po' dal rumore del vento, della neve, eccetera. Comunque lui dice, dottore, mia figlia, fatemi vedere mia figlia, e questo lo urla, e ad un certo punto, dopo un po' di dialoghi, vedete che lui si inoltra nella foresta, inizia nel bosco, inizia ad avvicinarsi alla posizione di Elvis, e dietro di lui ti sembra Elvis e i ragazzi ancora non lo vedono, che ci sono altre due persone. Ok, via di metamorfosi. Sì, vai. Vado col tiro, no? Vai. Allora, cacchio, solo uno. In questo caso solo un dado? Illusione? Sì. Purca. Tu l'hai lanciato anche... Ah, giusto, tu l'hai fatto già prima il lancio. Dai, vabbè, prendiamo quello di prima, allora, tanto è uguale. Tanto prima l'abbiamo attivato così. Diciamo che lo attivi perché ce l'avevi già fatta prima. Quindi lo attivi, ti incappucci, insomma, sei lì. E allora lui sente Oswald che arriva e dice... Ecco, è qui il dottor Cosimo. E vedi che questi non sono due, ma sono quattro, e sono intorno a lui. Sono molto simili al tizio sbrodolante, hanno questo cappuccio nero e tutto, solo gli occhi si vedono, e sono tutti vestiti di nero. Hanno dei simboli sulle vesti, e dei simboli strani, insomma, che... Così ricordano delle questioni religiose. Poi potresti anche fare delle prove su tutto questo, però diciamo che è questo. Loro stanno lì fermi e lui ti prende per un braccio e ti mostra a loro. Ok. Io so che da mentre il tizio è andato via, noi ci siamo messi d'accordo su un eventuale segnale, giusto? Parlo con Berto e Simo. Sì. Ok. Sì, sì. Bene. Se ho lo tempo, modo e spazio, tanto il coltello l'avrei messo a portata di mano, faccio un attacco a sorpresa e urlo, esclamo, facendo in modo che escano anche gli altri. Questi sono armati? C'è troppa oscurità per vederlo, riesci se no a scoprire che dalla tua posizione, a meno che non ti avvicini all'accampamento. Hanno queste veste molto lunghe, molto ampie, quindi non riesci a capirlo. Okay. Però crediti sì, insomma, se non sono armati potrebbero essere anche dei risvegliati. Però nell'oscurità non riesci a capirlo. Riesco a fare uno scatto per andare a allontanarmi da loro o no? Mi ha già afferrato. No, allora tu sei con queste mani bloccate, puoi fare un'azione. Per finta, sì, per finta, sì. Urlo, adesso magari urlo, adesso, indietreggiando e tirando fuori il pugnale. Ok, e ancora in Elvis versione Dottor Cosimo fa questo urlo e poi indietreggi e intanto loro si accorgono di questo segnale.
vedi che questi si agitano e si estraggono dei pugnali, e intanto si accorgono anche che ci sta il tipo tutto sbrodolante che era vicino a te, insomma, insieme ad un albero. E guardano Oswald. Che cosa vuol dire questo? Nel mentre che Oswald risponde, Berto e Simone ed Elvis possono fare la loro azione. Oswald sta andando via con sua figlia, penso, no? Adesso? Non gli ha dato indietro? No, la bambina non c'è, non l'avete ancora vista. Ok. Allora, io riesco ad aggirare, cioè, la loro linea di vista e attaccarli da dietro? Sì, potresti fare una prova di furtività, a meno che tu non abbia manto d'ombra. No, però furtività 2, quindi devo fare fisico e furtività, giusto? Esatto. Solo un 6. Ok, riesci ad aggirarli e ti trovi in una situazione in cui se vai dritto entri nell'accampamento e a destra invece trovi loro. Destra comunque è una situazione decentrata. Buttando un occhio veloce all'accampamento, noto altre persone? Ti sembra che ci sia una persona di spalle accanto al fuoco centrale, ma non vedi altro. Poi ci sono diverse tende che fanno ombra, eccetera, quindi non ti è chiarissimo questa cosa. Vedi che però c'è una persona sola, nello spazio, insomma, che riesce a vedere. Allora, tento di attaccare uno di questi da dietro, se posso. Ok, allora vai, facciamo questo attacco e poi facciamo Simone. Puoi fare un attacco a sorpresa, e sì, lanciando su agilità, mischia e... ok, lo fai da fermo, quindi fai agilità, mischia e fisico. Ok, e quindi 5 dadi, perché non ho mischia, solo sì, e l'arma è un più 1. Un 6. Ok, ti avvicini e avvicinandoti vedi che questo è una persona in piedi di spalle, non ti sta sentendo. Ha fatto un risultato di merdissima, quindi ti avvicini e è illuminato dalle ombre, dal fuoco che ti dà il benvenuto nell'accampamento. La tua lama incontra il suo collo e in un attimo lo sgozzi. Non so se volevi metterlo nel culo, però uguale, insomma, l'hai sgozzato. No, perfetto. No, può fare entrambe le cose. Magari la lama e poi il sito del villaggio della foglia aperto. Esatto. No, proprio. Esatto. Ok. E intanto Mike, prima di passare a Simone, voi state facendo delle visite di cortesia, diciamo. Ti accorgi che ci sta una signora anziana da cui siete andati, che vi sta offrendo il tè e state in questa situazione a parlare con questa. Lui le ha iniettato la sostanza, però state lì a parlare con questa vecchia dei tempi che sono passati, i giovani, il lavoro. Che mi godo il tè proprio. Ok, che meraviglia la vita, esatto. E vedi che le resta solo un'altra visita. Il dottore si è tranquillizzato e quindi vedi che parla amabilmente con la tizia. Ad un certo punto, però, si parlate un po'. Si rende conto appunto che dovete fare l'ultima visita, quindi vi spostate verso l'ultima casa. Entrate e ci sono due persone che vi fanno entrare. Ti velocizzo questa cosa giusto perché è narrativa, però arriviamo al punto. Certo. E sono due fratelli, uno è un risvegliato e uno no, e quello che non è un risvegliato, perché i risvegliati non possono ammalarsi, non possono essere avvelenati, insomma hanno una serie di una bella resistenza a tutte le cose, e questo è malato e quindi sta lì. E sono risvegliato, vi racconta che lui non può allenarsi da tempo, non può utilizzare i suoi doni perché sta lì sempre con suo fratello, e quindi stavano tanto aspettando questa cura. Lui è uno che faceva il taglialegna prima e adesso invece è diventato un risvegliato, e quindi sta spesso a Rinian o comunque in zona. E niente, quindi tu rimani lì con lui e vi occupate di curare questa conversazione. Tu cosa sai fare? Io ho gli artigli fuori. Vediamo chi... Ok, intanto Simone, che ha ricevuto l'invito il segnale.
Allora, io mi muovo in maniera speculare a quella del mio collega e proverei con un colpo di freccia a centrare in piena testa l'altro uomo. Diciamo che dove sei già sei in una posizione abbastanza Era buono? speculare, sì, quindi potresti tirare da lì. Sì, va bene. Questi sono tutti attacchi esclusi dal round di combattimento, che ha delle regole diverse. Sono degli attacchi che sono finalizzati a, cioè, attacco e valutazione se l'avversario riesce a bloccarlo oppure no. Poi se invece entrate in combattimento c'è una sorta di iniziativa e poi quello che succede. Ok, quindi Simone puoi lanciare anche tu su distanza, fisico e basta. E lui lancia su. Quindi come prima devo fare 6, 5, 4. No, tra l'altro prima mi sa che avevo anche sbagliato, va bene. Ok, 4 o 5. Perché era 5 di 6, Ok, prima, prima. ok. Ok, sì. Ah, buono. Ok, lo colpisci uno dei quattro, quindi quello che stava parlando lì con Oswald. Lo colpisci su una spalla e la tua freccia rimane conficcata nella sua spalla. Vedi che questo indietreggia e cerca l'appoggio, però inizia a scivolare a terra. Ti accorgi che non è ancora vivo. E intanto quelli sono su quei due attaccano Oswald. Quindi l'azione è questa: ci sta uno a terra ferito, questi tre che stanno lanciandosi su Oswald, Elvis che è indietreggiato e quindi ha questo scenario davanti, e in fondo, in lontananza, vedi Berto che sta, il re delle fiamme, là che sta, che insomma, sì, esatto. Simone intanto che fa copertura da dire. Quindi adesso. Chi è stato visto è stato Elvis e Simone, comunque non è stato propriamente visto, ma sanno che è in quella direzione. Mike intanto sta bevendo del tè. Bravo. Sì. Berto, Il ma tizio tu stai servito. facendo il furtivo? Stai Strano. facendo. Strano, Il tizio infatti. servito Luca cosa combina? Sta lì buono, non fa niente? Sì, sta lì confuso e Non si aiuta a non. combattere, ok, non ha intenzioni. No, non riesce a fare dei pensieri complessi, diciamo. Ok, come noi quando ci svegliamo la mattina, va bene. Esatto, per questo si chiama Awaken nel gioco, riguarda proprio persone che si risvegliano un po' male. Ok. Purtroppo. Bom, quindi adesso si va su iniziativa. Allora, quindi è la fase di dichiarazione, dovete dirmi esattamente l'azione che volete compiere e niente, mi dovete dire quello che volete fare e poi ci organizziamo. Il turno funziona così: voi potete compiere anche diverse azioni in un combattimento, purché siano finalizzate un combattimento. Ad esempio, mi arrampico su un albero e mi lancio in picchiata. Lanciate prima l'arrampicata sull'albero, a prescindere di come sia andata, poi dopo lanciate l'attacco. Io faccio un po' di mix delle azioni pregresse, del lancio di dado e vediamo un po' che cosa succede. Intanto vedete, vi accorgete tutti quanti che ci sono due carri che stanno passando dalla vostra posizione. Vi sembrano di persone che stavano passando, stavano transitando in quell'area, che insomma, appena vi vedono, accelerano veloci, entrano verso il villaggio. Questi li rivedrà Mike qualche minuto dopo, affacciato dalla finestra mentre beve dell'ottimo tè, e sentirà queste persone che diranno, insomma, al popolo: stanno combattendo, ci sono degli uomini nella foresta. Questo sta su, quindi nel villaggio, insomma, erano dei passanti che lavoravano lì, perché poi ci sono vari terreni, eccetera. E la sera, insomma, tornano nel villaggio. Quindi, Mike, tu inizi a capire che sta succedendo qualcosa. Però il tè è comunque una buona tentazione. Allora, intanto, ragazzi, ditemi che fate voi. Ok, ma fate voi, Berto. ragazzi, dico per ultimo. Allora, dato che io sono più distante, ormai sono dentro il campamento più o meno. Sì. Ok, e se ci sono altre persone tento di evitarle e inizio a perlustrare cosa sono, tende o proprio case? Sono delle tende, è un Ok. accampamento temporaneo. No, non vedi nessuna persona. Ok, inizio a guardare dentro le tende, magari non dall'entrata principale o alzando un lato così. Ok, fai una. Facciamo così, facciamo una prova.
di sopravvivenza, in quanto mettiamo insieme l'ascolto di rumori, la capacità di muoverti nell'oscurità e tutto quello che riguarda. Ok. 5-3. Non so se... Ok, ti accorgi che le tende sono tutte vuote, e in effetti sono 7 tende, e tranne una in cui c'è una bambina appunto in un letto, e in un letto, un giaciglio che sta lì. Tu la scorgi, però non, lei non ti ha visto, insomma, sta lì. Ok. Tento di prenderla e tranquillizzarla, e se sta dormendo la sveglio e gli faccio: su sveglia, ti portiamo via. Ok, lei stava sì dormendo, però ti guarda, insomma, però vedi che è debolissima, non riesce quasi a parlare, dice: chi sei tu? Ora non ti preoccupare di chi sono, ti voglio portare via da questo posto, voglio farmi abbracciare tuo padre, andiamo. Conosci mio padre Oswald? Sì, non è il momento delle chiacchiere, muoviamoci. Sì, ma io ho sentito la sua voce, dov'è? Ti sta risalendo il male, attenzione. Mi scusi, buon uomo, ma mio padre dov'è? Non sono uomo, ci tra l'altro. Vabbè, lei è un po' malata, quindi non è colpa. Zitta e vieni con me, non discutere. Vabbè, e lei dice, però io non riesco a camminare. Sento, ce la faccio a prenderla in braccio? Sì, è un bersaglio facilissimo per gli arcieri che stanno arrivando. Ok, sì, la prendi, lo sto scherzando, cioè non lo so, e la prendi in braccio e esci dalla tenda e ti trovi dove stavi. Intanto loro mi dichiarano prima le loro azioni, se tu poi vuoi introdurre nel combattimento me lo dici. Simone, vai. Ok, allora, mi hai detto che l'altro, visto che non sono riuscito a batterlo con un colpo solo, giusto? Sì, è accasciato a terra, intanto... Sì, però, cioè, nel senso, Ravio, ha visto che ancora si muove o pensa di averlo ucciso? È quello che sto dicendo? No, ti accorgi che okay. non l'hai ucciso, perché è come se l'avessi, cioè, non l'avessi centrato. Ok, allora provo con un'altra freccia a sto punto. Ok, quindi il tuo attacco è attaccare lì da distanza? Sì, rimanente sì, okay. Esatto. Elvis? Io quanti ne ho portata? Uno è morto su 4, uno è stato ferito e adesso da Simo, ne ho due che sono vicino a me, di fronte a me. Allora, il combattimento funziona in contemporanea nel gioco, cioè praticamente voi lanciate tutti i dadi insieme e il risultato, a seconda dei bersagli, si calcola in contemporanea. Quindi quello ok, però uno è già schiattato perché il Berto l'ha ucciso, l'altro è già stato colpito da una freccia. No, io ho ucciso un tizio. Lui ne ha ucciso un altro che stava all'interno dell'accampamento. Cioè quindi noi, i quattro nemici che abbiamo, uno è stato colpito da una freccia ma non è morto, gli altri sono tutti e tre lì di fronte a me. Esatto. Bravo. Fuga! Faccio di questo. Oddio, non avevo pensato al combattimento. Se mi dovessero prendere in corpo a corpo, mi ammazzerebbero. E scappo nella direzione del Berto, sperando che il Berto sia ancora lì a picchiarli. Ok, quindi... stai scappando verso l'accampamento? Esatto, stai addentrando nell'accampamento. No, io mi sto addentrando... Io non sapevo che eri nell'accampamento, io mi sto addentrando nella posizione tua. Ah, ok, dove ero prima. Lui è nell'accampamento, torna indietro dove era la sua ex. Per attirare l'attenzione mentre scappo dico aiuto, aiuto, aiuto. Okay. Facendo credere a loro che io sia veramente spaventata. Ok, e quindi la tua azione è di fuggire, diciamo, nella... di indietreggiare. Prima è un tentarli nel fargli capire che sono un bersaglio molto vulnerabile. Ok. Poi fuggire e portarli dove penso che ci sia qualcuno ad aspettarli. Ok, va bene. Allora, quindi calcolate, vabbè, tu non devi calcolare nulla, lanci solo per difesa, quindi dato che non attacchi. E la difesa, cioè il combattimento funziona in questo modo, dovete vedete sulla destra queste tre voci, disarmato, mischia e distanza? Sì. Mm-hmm. Allora, se fate un attacco da disarmato dovete sommare fisico, armatura, agilità e mischia e lanciare il numero corrispettivo dei dadi.
Se fate un attacco in mischia o un attacco a distanza, ci sono questi altri valori. Okay. Nel tuo caso, dato che stai fuggendo, devi solo calcolare fisico e agilità e bonus armatura. Che non ho. Ok, perché sei poverissima, ricordiamolo. Solo 2 di 6, ok. Ok, potete, quando calcolate il dado, quando hai già lanciato, va bene. Vabbè, nel tuo caso, sì, super difesa. Come funziona l'attacco? Voi calcolate la somma dei dadi che potete lanciare, ok? Quindi sommando questi valori. Berto, seguimi. Berto, non mi segui, ecco. Calcolate la somma dei... Calcolate la somma dei dadi da lanciare e poi li dividete in attacco e difesa. In modo che, ad esempio, se io faccio 5, seleziono dei dadi e li metto in attacco, lancio quei dadi, faccio 3 successi, l'avversario ne fa, ad esempio, 1 in difesa, i danni corrispondono a 3, i miei 3 successi meno 1 della sua difesa. Quindi, ripeto, dovete suddividere i dadi in attacco e difesa. I successi che lancerete nel pool di dadi d'attacco vi varranno come punti vita sottratti, mentre i successi che otterrete nei punti di difesa vi varranno come punti difesa. Il combattimento si fa tutto in contemporanea, quindi vengono sommati i vari valori. Quindi, ad esempio, Envis ha fatto 2 successi in difesa, e quindi se io un avversario riesce a fare 2 successi in attacco, diciamo che il danno si azzera, quindi non riesce a fargli danno. Ovviamente narrativamente accade che quello lo colpisce e lui scappa oppure cose del genere. Sì. Comunque va bene, intanto Simone tu li metti tutti in attacco i dadi? Sì. Vai. Ok. Allora, vabbè, aspetta che a questo punto devo considerare un po' più di cose. Allora, 3, 2, 5, 1, 6 devo fare. E 7 con l'armatura, ok. Ottimo. Olè. Madonna, minchia. Però 5 successi. Notevole. Allora. 5 successi e... Ok, perfetto. Allora, 5 successi, minchia. E... Ok, cazzo. Tipo muore suo padre, muore sua sorella, la sua mucca, si incendia il villaggio e l'accampamento, rimane solo Berto col fuoco dietro, è ancora più epico. Comunque vabbè, allora praticamente Simone tu ne accoppi uno, proprio lo colpisci proprio nel cranio e quello muore, esplode, facendolo crolla su quello che si stava rialzando, che quindi ha questo corpo, questo cadavere sopra. Intanto i due si gettano su di a seguire Elvis e ignorano totalmente Oswald. E quindi hai questi due inseguitori che ti seguono, insomma. E vedi che quello lì che sbrodola all'inizio cade proprio a terra come se svenisse. Mike, vuoi dare dei suggerimenti da lontano? No, semplicemente se vedo effettivamente che ci sono col gemello abbiamo finito. Sì, cioè, state lì, sì, avete perfetto. Finito. Allora, ho visto queste due persone che stavano arrivando, faccio il dottore e la lascio, perché credo che avranno bisogno di me, mi sa che non hanno ancora risolto. Che vuol farci? La zitella. Esatto, quindi mi avvicino ai due, cioè al carro fondamentalmente, e gli dico... Signori, potete dirmi dove avete visto questo combattimento? E lui dice, nei boschi a quest'ora si vede qualunque cosa, con la neve, con il freddo, creature, mostri. Io non ci andrò mai più. Sì, ma non è la domanda che gli ho posto, mi perdoni. Lui dice, sai, guarda, io ho dei campi lì, vado a coltivarli, quindi ho questa cosa qua. Ma quest'anno stiamo vedendo un po' le culture estive, le culture invernali. Comunque sta 2 ore a raccontare tutta la questione, l'irrigazione, tutto il mondo della... però ti dice appunto, certo, non lo so, ho visto delle persone che facevano cose, combattevano delle fiamme, delle fiaccole di resina, e sai com'è, la resina è pericolosa, i Vargan. Ecco, e dov'era? Non è neanche troppo distante da qui, a nord del villaggio, ero lì, dopo la pietra, quella grande, no, conosci? La troverò. Grazie mille.
Ok, quindi tu ti avvii con fa... Ok, va bene. E intanto Simone e Elvis, vedete che questi qui vi inseguono e iniziano a venire verso di voi. Intanto sentite delle urla da lontano venire, di altri uomini, come delle urla di incitamento. Io forse sono troppo occupato a urlare di mio per sentirle. Ok, vabbè, sì, vabbè. No, te ne accorgi comunque perché... Sì, perché... Insomma, sì. Ok, comunque continuo a oltranza a urlare aiuto, aiuto, aiuto. Ok, tu vai verso Simone, quindi siete ormai quasi allo stesso punto e loro vi... Tu stai andando nella direzione di Simone? No, in teoria andavo in direzione di Alberto, perché so che combatteva corpo a corpo. Alberto all'interno del villaggio, quindi, dell'accampamento. Io pensavo che lui fosse fermo a fare da guardia, da cecchino, insomma, a preparare l'assalto. Non sapevo Simone, che... Simone è rimasto a fare questo, mentre Berto è entrato nell'accampamento. Ah, due erano nello stesso punto, ero convinto che fossero uno da una parte e uno dall'altra. Sì, Simone è rimasto all'entrata del bosco, mentre all'interno dell'accampamento è entrato Alberto. Ok. Puoi scegliere dove vuoi andare, diciamo che questa fuga ti ha permesso, è la freccia di Simone. Preferivo andare da Alberto, sapendo che Simone combatte a distanza, magari ci copriva le spalle, intanto Alberto preparava un attacco frontale quando sarebbero arrivati. Ok, lì. L'hai raggiunto perché li hai oltrepassati, perché la freccia ha creato... Questa cosa, e vedi lui con la bambina, insomma, vi trovate lì. Uccidili, uccidili, uccidili! Come pensi che li possa uccidere con una bambina in braccio? Intanto quelli vi hanno visto, insomma, quindi stanno cercando di venire verso di voi. Siamo noi due, lasciala giù, la riprenderemo in braccio adesso. La mollo e lancia la bambina. Dov'è Oswald? Fate sia Berto che... Scusami, dov'è Oswald? Oswald è rimasto al centro tra Simone, voi e voi, con questi due che stavano lì, è rimasto un attimo paralizzato così. Okay. E mentre che voi pensate di fare qualunque cosa, lanciate un dado su... facciamola di sopravvivenza. 6. Quindi devo andare solamente su fisico, giusto? Se non fisico più sopravvivenza, sì. Se non ce l'hai, sì. 5, ah, scusa, 3. Mi ho dimenticato un dado. Sei o quattro io. Ok, vedete che dalla vostra destra arrivano diverse frecce che colpiscono varie tende del campo, ma voi non vi colpiscono. Una finisce poi direttamente nel fuoco che okay. Anima di Berto. Stai sdraiata tu. La mia azione è prendere la bambina, inizia a piangere, il mio padre Oswald. Stai sdraiata. Riprendo in braccio la bambina e inizio a andarmene da questo posto. Allora, se te ne vai, tieni questi di fronte a te e alle loro spalle c'è Simone e poi c'è l'uscita dal bosco. Quindi, insomma, ce l'hai proprio di fronte. E alla tua destra stanno arrivando. Se faccio un giro dalla sinistra e lì... Grazie ad Elvis, insomma, siete visibilissimi perché lui ha attirato l'attenzione, quindi stanno proprio venendo verso di voi. Vabbè, ma magari c'ho più tempo per... c'hanno più tempo per arrivare a me. Siete praticamente nella stessa area, siete super illuminati, potresti lanciarti nella boscaglia e cercare la super fuga, diciamo. Sì, tento una cosa del genere. Ok, va bene. E allora prova, ti lanci, fai una prova di... ti lanci appunto nel cerchi di aggirare, anzi fai una prova di furtività, vediamo un po' se magari colpisci qualcosa. Il nostro tempo è scaduto, però i nostri boia, che tiro del è un po'. Il fatto che la bambina che si lamenta, che inizia a vedere Oswald, inizia a urlare, ti fa dare un calcio a un pezzo di legno infuocato, quindi c'è tutto il fuoco che ancora ti bamba. Una star. Quando vedi questa star, intanto sta arrivando accaldato, nel freddo, col coraggio e la sua super... voglia di salvare il mondo, Mike all'orizzonte, che vede tutta questa scena. Mike, davanti a te sei fatto tutto di corsa, quindi sei un po' stanco.
Vedi Simone vicino a te e i ragazzi là che stanno facendo il barbecue nel fuoco, c'è Oswald in mezzo, insomma. Mi giro verso l'arciere e faccio: serve una mano? Sempre, purtroppo sempre. Oh beh, quanti ce ne sono ancora in piedi? Ce ne sono due, però sono di spalle, stanno raggiungendo Elvis. Io ho ancora gli artigli fuori, beh, vero? Mi hai detto che ci vogliono diverse ore perché sì, ritorni. Sì, sì. Beh, io ti direi che mi ci lancio, cioè nel senso che vado proprio a... vado di corsa e con la spinta, diciamo, cerco di trafiggermi uno alle spalle. Quindi cerchi di prendere la corsa, insegui uno di loro e lo attacchi da dietro. Esatto. Simone, tu invece cosa fai? Io invece voglio provare a uccidere uno dei due sempre a frecce. Sì. Quindi sempre dove sono provo un lancio. Ok. E mentre Elvis affronto i tizi con il coltello in mano e provo ad attaccarne uno dei due. Ok, e Berto, tu, diciamo, la tua azione si è fermata, quindi se vuoi partecipare al combattimento puoi fare qualcosa, oppure se vuoi allenarti, insomma... No, io continuo il giro e tento di mettere in salvo la bambina. Ok, allora succede che loro vi si avvicinano, lanciate i dadi. Ok, allora dovete lanciare per un'azione normale. Mike, tu lanci fisico più agilità più mischia. Ok, fisico. Prendi però un meno uno perché sei più uno di, però prendi un meno uno perché sei stanchissimo, hai fatto la super corsa e sei, quindi, anche adesso quindi, sei quindi sette dadi in buona sostanza secchi. Sì, cioè hai sommato uno, anche meno uno. Ok, sì, quindi sono sette dadi. Il fatto degli artigli me ne dà un altro? È quello, sì, di più uno che mi stai contando? Ma sì, l'avevi calcolato, cioè o usi la spada o usi gli artigli, quindi no, sto usando gli artigli, ce li ho fuori, okay. Uso gli artigli. Ok, va bene, ti ricordo di sommare sempre anche l'armatura che ce l'ha, E allora quindi devo sommare fisico, sì, allora. Fisico, agilità, mischia, arma e armatura, c'è scritto anche qui al lato. Ok, perfetto, quindi allora sono 8 di 6, non 7. Vado. Due successi. Un 6 e un 5. Vediamo io. Vai. Due successi. Ok. E Elvis? Uno. Ok, allora succede questo. Ah no, scusatemi, dobbiamo rilanciare. Prima di lanciare dovete dividerli tra attacco e difesa, non ve l'ho chiesto. Dovete dirmi i dati che volete destinare all'attacco e i dati che volete destinare alla difesa. Ok, allora diciamo che io ne destino 6 all'attacco e 2 alla difesa. Ok, adesso li devi lanciare. Quindi allora sono neanche un successo, anzi un insuccesso. Bella. Madonna. Ok, l'attacco, vediamo la difesa. La difesa è un successo. Ok, è incredibile come cambiano le cose. Simone? Vabbè, io metto tutto in attacco, cioè, di fatto io non cambio nulla. Sì, sì. Oh, sempre dei successi, buono, buono. Ok, invece la... Italia. Sì. Vado 2 di attacco e 3 di difesa, essendo che sono in inferiorità numerica. Quindi un successo per quanto riguarda l'attacco, ti tiro subito la difesa. Un altro successo per la difesa. Sì, ok, perfetto. Allora, va benissimo, tu hai preso quindi uno in difesa, Simone... Ok, perfetto. Allora, ragazzi, succede questo, che Simone ne colpisce un altro alle spalle, questo si gira col coltello in mano e, preso da un impeto di odio, colpisce Mike, facendo una fantastica capriola all'indietro assassina. E sì, abbiamo un punto vita, perdi. Okay, ti ferisce sulla spalla.
Ok, Simone, e poi vedi che questo qui muore, mentre l'altro che sta andando su su Elvis, Elvis tu hai fatto un successo 5... Ok, va bene, allora tu lo colpisci e lo colpisce un braccio con la lama, vedi che lui sta si accascia e si ferma un attimo. Intanto Oswald sta urlando il nome della figlia, che è Fiera, si chiama la figlia. Fiera, Fiera, che vede che si sta allontanando con lui e quindi si dà alla macchia cercando di inseguire Berto. Dal lontano intanto stanno arrivando altre frecce che però non vi colpiscono e sentite altre urla che arrivano. Ma c'è... Allora, se rista diciamo a noi... Sì. E Oswald, quanto è distante da me? Boh, 6-7 metri, insomma, ti sta per... Allora li mollo la figlia, li faccio... Fuggite da qui, io devo andare a aiutare quegli altri. E mi unisco a loro nel combattimento. E lui ti dice, è la cura, dov'è il dottore? Mi avevi promesso la cura? Il dottore sarà al villaggio. Dove? Al villaggio, dove? Sapevo di non potermi fidare di voi. Prende la bambina e inizia zoppicando ad allontanarsi, guardando di quella faccia più schifata che tu abbia mai visto. Però sei paziente, vedo che dentro di me, se ritorniamo vivi, io li spacco tutte le tazze a quel bastardo. Mamma mia, no, lo faccio. Le tazze. Va bene, quindi vi trovate con questo qui, c'è rimasto solo un uomo ferito e intanto stanno arrivando altri uomini. Avete un attimo di stabilità, potete avvicinarvi e decidere che cosa fare prima di... Se mi concedi di fottermi, tra virgolette, un alleato in più, di prendere la mente a servirla di quello che ho appena ferito, lo faccio. Sì, potresti farlo, sì. E gli do... Prima vediamo se mi entra il comando. In questo caso il 3 di mente. Con 2 successi. Il comando sarebbe, se mi entra, da ora in poi tu sei nostro alleato e aiuterai noi in battaglia e attaccherai chiunque ci attaccherà. Easy. Va bene, lui vedi che si arma e insomma guarda verso il bosco dove stava sentendo questi rumori. Ad un certo punto, vi ricordo la vostra missione come data dai vostri ordini è curare tutte le persone, però ora vi trovate in questa situazione, valutate voi come gestirla. Intanto stanno arrivando, appunto, vedete delle ombre e vi accorgete che ci sono 5 arcieri vestiti di nero, in vari punti, insomma, tutti dal lato destro dell'accampamento che si stanno avvicinando, e c'è un uomo che vi sembra un risvegliato perché ti ha le mani vicine e emana una luce bluastra. Cavolo. Allora, io vorrei lanciarmi metamorfosi per assomigliare a uno di loro. Sì. Se è possibile. Vai. Allora, devo lanciare direttamente illusione e basta, giusto? I punti, sì, che c'ho illusione. Sì. Ah, 4-1-2, non credo di farcela. No, fallisci, prova a vedere la corruzione se... Devo ritirare uguali gli stessi dadi, giusto? Sì. Un successo. Ok, avevi lanciato 3 punti corruzione a seconda, sì, del... Quanto era il livello del dono? 1. A 1, ok, allora riesci a fermare il livello della corruzione, sì, perché corrisponde al dono. Vedete che risvegliato questo qui che dice... Chi siete voi per entrare nella nostra foresta? Siamo la morte che cammina. questo vede che vedi che vi guarda e dice: questo non è un posto per persone di città.
andate via immediatamente o morirete. A meno che... Che volevamo fare? Sono d'accordo, andiamo via. A meno che non vogliate aiutarci. Ci sono dei riti e dei poteri che potrebbero... Beh, magari interessare a qualche risvegliato che non è un figlio di puttana che è venuto qui solo a dar fastidio. No, grazie mille. Rifiuto la vostra offerta. E... Alla prossima! Ok, allora vedete che questi si fermano e lui si accorge anche che ci sono due persone con la mente, che sono state dominate da mente asservita, quindi valuta la situazione, insomma, per questo vi propone questa cosa. E ad un tratto tende una mano verso la foresta, insomma, il bosco dietro di lui, e vedete che c'è una gamba che sarà almeno di 5-6 metri. E quindi guardate che sta, insomma, ci sta questa cosa, insomma, là dietro. E lui dice, se volete posso iniziarvi ai riti, c'è qualcosa che potreste portare con voi? No. No, decisamente no. Abbiamo già di che poter raccontare. Lasciate il mio accampamento e non parlate a nessuno di quello che avete visto. È la nostra parola, non lo faremo mai più con nessuno. Che certo. Dona di buon cuore. Certo, non diremo a nessuno di aver conquistato questo accampamento. Stia tranquillo. Beh, alla fine sì, questo vedete che gliene frega un cazzo che anche voi mettete i manifesti, però avete disturbato qualcosa di... loro non sono ancora entrati nell'accampamento, quindi non sanno nulla della bambina o di altro. Vedi che esatto. Al vostro disinteresse loro posano le armi e quindi sono lì. Ok, io direi che ce la diamo di gran carriera, ma proprio... a corsa. Ok, esatto. Quindi ad un tratto vedete che i loro volti non sono più riconoscibili rispetto ai fusti degli alberi e sono diventati ombra dalla quale erano venuti. E vi allontanate nel paesaggio innevato e quindi tornate al villaggio. Sperando che il doc abbia fatto il suo dovere. Sì, wow. Trovate il dottore che sta parlando di piantagioni e tutto quello che sono le culture estive invernali con quello da 2 ore, intanto pure notte, nevica, questi ancora parlano di questa cosa, e vi ritrova lì e dice, avete trovato quello che cercavate? Sì, non è arrivato Svalto con la figlia. Ah, non sono stato da lui, sono rimasto qui con quest'uomo. No, nel senso, alla fine Oswald e la figlia erano con noi. Sì, lui dice che non l'ha visti, però dice non li ho visti. Impronte o altro di loro nella neve c'erano delle impronte piccole, delle impronte grandi. Non ci avete fatto proprio caso perché stavate parlando di Mike e delle sue conquiste. Oddio. Gente, c'è da andiamo dire. Andiamo a casa loro, magari lì si potremo trovare col dottore. Cosimo. Se sono tornati, vuol dire che li possiamo curare. Se non sono tornati vuol dire che comunque la minaccia è andata. Ok, allora tornate a casa e vi trovate con... vedete che la porta è semi aperta. Entro. E entri senza nemmeno bussare. Vedi che c'è Oswald che stava bevendo da una tazza, la posa sul tavolo, vi guarda e dice «Finalmente siete arrivati». Mia figlia è in cantina, sapete, lì sta un po' più al sicuro. Seguitemi. Ti avviso che ancora. No, questa volta ci mettiamo noi davanti per sicurezza. Allora, io prendo le tazze. Infatti, no. se ci gioco in brutto scherzo, te le distruggo tutte. E nemmeno con la resina riesci a riattaccarle. Lui dice, stavate per trascinare mia figlia in un combattimento, ora vuoi anche venire a rompere la mia porcellana. Se siete venuti qui per salvarla, muovetevi, scendete in cantina e aiutatela. Scusami, mi sono rotto il sarò una buona donna di buon cuore, ma mi sono rotta le balle. No, fermati. No, non faccio allucinazione. Voglio far vedere un'ombra simile a quelli dei... degli uomini che abbiamo incontrato
nel bosco. Ok, puoi farlo, sì, su alla finestra, ad esempio, oppure... Sì, sì, sì. Ok, vai, prova. Quindi, no, sarà allucinazione. 3. Sì. Vai. 4, 5, 1. Ok, vedi che compare alla finestra questo volto, uno simile a quello che sbrodolava alla grande, e il tipo lo guarda e dice... si agita molto e vi dice: siete loro alleati adesso. Vede che inizia ad andare verso la cantina e indietreggia. Ah. Che cosa ci fa quell'uomo con voi? Riguarda meglio. Non ci sia più. Lui riguarda, sì, perché ho passato pochi secondi e vede che non c'è più. E quindi dice: che cosa vuol dire questo? Ecco, non rompere più le scatole, se no non ti facciamo fare più vita. Anzi, qui si calma, dice: guarda, solo che mia figlia è in pericolo, ho bisogno di un aiuto, e in questo mondo non ci si sa mai di chi potersi fidare. È tutto ora il giorno. Prego. Silenzio. Ora vi prego, scegliete questa cazzo di cantina. Ti giuro, gli do un calcio. Gli do un calcio per la cantina, ora scende, va di musata per la cantina. No, no, glielo do per davvero. Dai, dito al ginocchio, mentre scende le scale, subisce questo calcio, però è così preso dal correre alla figlia che insomma ci passa su. Quindi lui è sceso giù, voi trovate questa cantina aperta, che cosa fate? Ormai la cantina è aperta, tanto non si può chiudere a chiave, è distrutto. No, lui è sceso giù, insomma, il medico vi guarda. Andiamo. Che facciamo? Andiamo. Dai. Rimanga nella porta... Fare da vedetta, da guardi. È rotta la porta. Ok. Sì, non si chiude più, è solo... Ok, va bene. E quindi come scendete, vedete che ci sta questo letto in un angolo. E c'è della resina che illumina il letto con la bambina. Questa bambina piena di coperte che sta lì. E il dottore la guarda e estrae la siringa, prepara l'iniezione e gliela fa. E lei inizia a calmarsi e niente, guarda il padre e vi trovate lì in questa cantina piena di odio e di paura, dove invece è stata salvata una vita grazie a voi. Non è morto Oswald, incredibile. Le tazze sono ancora intere, esattamente, sì. Tu dici? Va bene, ragazzi, che dico? Siete tu dici che sono tutte intere? Questo è da scoprire. Alla fine, tipo, quando te ne vai, si vede una tazza rotta a terra, the end. Sta ruotando, non sta seccando. Perché abbiamo sforato male 20 minuti dopo. Non si sembra seccato. Shutter Island. Abbiamo sforato di poco, perché abbiamo iniziato comunque 20 minuti dopo. Quindi sì, nel tempo che vi ho spiegato, insomma. Soprattutto siete riusciti a non fallire la missione come quasi tutte le altre live. E va bene, ovviamente giocando in live abbiamo... online abbiamo dovuto, non vi ho potuto mostrare benissimo come avrei fatto su un foglio la posizione dei nemici o cose di questo tipo, però insomma è stato abbastanza fluido. Avete usato bene i doni, cosa che li avete ingegnati sulle variazioni, e quindi è andato benissimo, avete compiuto la vostra missione. E quindi va bene, vi volevo dire una cosa, voi potete decidere qualcosa che succederà nella prossima live, qualcosa a livello globale o qualcosa che succederà a qualche persona, quindi vabbè, adesso non avete giocato in una città, quindi non abbiamo parlato di politica e cose così, però non lo so, potete decidere una cosa che ci sarà nella prossima live. Bello. Ma io direi che se siete d'accordo, ci sarà la vendetta dei tipi che si saranno resi conto di aver perso il loro componente fondamentale. Ok, quindi un ritorno di quelle persone su quale però non avete fatto nessuna domanda, quindi non sappiamo nulla, non avete interrogato nessuno. Non sappiamo nulla. Sappiamo
solo che torneranno. Che torneranno. Incazzati. Va bene, perfetto. Allora, ragazzi, si ferma qui la nostra live. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato e i miei fantastici giocatori che sono riusciti a finire la live. È stato bello perché non ci conoscevamo, quindi ci siamo conosciuti in gioco. È stato molto divertente. Va bene, allora io, Simone, direi di chiudere la live, così salutiamo anche i ragazzi che ci stanno guardando. E il pubblico non è sceso di troppo, anzi, è rimasto quasi fino alla fine, quindi è stato